Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero. Oggi parliamo di turismo, ricordiamo che il settore che forse più di tutti gli altri ha pagato e continua ancora oggi a pagare le conseguenze della crisi legata alla pandemia del Covid-19. Il settore del turismo è un settore veramente importante da un punto di vista economico per il nostro paese. Ha un volume di affari che si assesta intorno ai 232 miliardi e vale il 13% del PIL italiano, occupando nel settore ben più di 4,2 milioni di lavoratori. In condizioni di normalità, i turisti stranieri amano il nostro paese e valgono il 51% delle presenze registrate. Purtroppo, a causa della pandemia Covid-19, sappiamo che si è limitata in maniera molto forte la mobilità tra i paesi stranieri e si stima che il crollo dei turisti stranieri, delle presenze dei turisti stranieri nel nostro paese nel 2020 sarà di circa il 55%, a fronte dei 64 milioni di turisti stranieri arrivati in Italia nel 2019. Una immediata conseguenza di questo tragico calo del flusso di turismo verso il nostro paese è il rischio che da più parti si ripete a gran voce che dopo la pausa estiva ci potrebbe essere una definitiva chiusura del 25% delle imprese turistiche. Gli ultimi dati resi pubblici da Enit sul turismo dimostrano però che l'Italia non si lascia abbattere dal Covid e anzi con il turismo sta reagendo meglio di altri paesi, anche dei paesi europei a noi vicini. Il settore infatti, nonostante appunto un settore di grande complesso, sta godendo di un periodo di tenuta, soprattutto in alcune località e tra queste c'è anche la Puglia. Promette bene d'altronde la settimana di Ferragosto perché i dati pare portare dal 10 al 16 agosto un sold out in tutta la penisola italiana. Nostro ospite oggi di OK Italia Parliamone per parlare appunto di turismo, abbiamo il presidente del Consorzio Albergatori Carovigno, Enzo Di Roma. Buongiorno di Roma. Di Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Roma, per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, non è sbagliato se noi pensiamo che cambierà il modo di fare le vacanze, la loro durata, ma anche il periodo. Tutta l'economia del turismo necessariamente dovrà svilupparsi con delle regole diverse. Cresceranno delle nuove esigenze legate all'ambiente, al benessere, al sociale, all'economicità ed anche alla sicurezza. Sempre di più crescerà la tendenza a ricercare attrattive di nicchia piuttosto che attrattive di massa a cui si era abituati nell'ultimo periodo. Lei è alla guida del Consorzio Albergatori di Carovigno, attivo da poco più di un anno perché vi siete costituiti a marzo del 2019. È nato con il preciso scopo di valorizzare, diffondere e promuovere in Italia, ma soprattutto all'estero, l'immagine turistica del territorio della Puglia centrale e nello specifico ovviamente dell'agro di Carovigno. Come consorzio vi siete da subito adoperati, avete dimostrato una grande vivacità nel cercare di favorire l'incremento del flusso turistico, incrementando soprattutto il turismo balneare con la tanto ambita destagionalizzazione. I vostri consorziati sono tra loro legati da una necessità, quella di avere tanti mezzi e strumenti per la diffusione dei propri prodotti e servizi, cercando di razionalizzare l'offerta anche con la creazione di pacchetti turistici in cui le imprese consorziate trovino l'occasione di sviluppo in tutti i periodi dell'anno. Il suo è un incarico impegnativo e delicato, Presidente, e mai come in questo momento di grave sofferenza ed emergenza per il turismo e per l'intera economia, che rappresenta però, io penso, questo suo incarico, una sfida da affrontare con grande energia e con l'obiettivo di far ritrovare al settore la forza che merita. Le chiedo, Presidente di Roma, che ruolo potrà avere il Consorzio Albergatori Carovigno per accompagnare questa trasformazione del turismo e aiutare soprattutto il territorio a ritornare ad essere attrattivo? Guardi, dottore, il nostro primo obiettivo è quello che abbiamo messo subito in campo rispetto a quello che è stato subito alla riapertura dopo i lockdown e quindi al voler aprire a tutti i costi le strutture del consorzio,
è stato quello della sicurezza. Noi abbiamo messo soprattutto in sicurezza le nostre strutture e nel corso di questo, perché bene o male tutte le nostre strutture sono state aperte dal 15-20 giugno e probabilmente rimarranno aperte se non ci sono cose diverse o strascichi diversi, la chiusura sarà per fine ottobre o addirittura la prima settimana di novembre. Se non ci sono annullamenti autunnali, questo è il nostro obiettivo. Queste sono già le prenotazioni che noi abbiamo avuto. Noi ce l'abbiamo già in casa, a meno che non ci siano degli annullamenti. Oggi la situazione in questo momento è 14 novembre. Quindi una destagionalizzazione che noi siamo riusciti, almeno sulla carta in questo momento, a metterla, perché abbiamo messo in campo tutte le forze, le nostre forze, per trasmettere sicurezza a chi ospite e nelle nostre strutture. Questo è stato l'obiettivo principale e in realtà è stato centrato. Adesso dobbiamo capire il governo centrale, il governo regionale, che cosa ci mette a disposizione, ma in realtà noi non abbiamo mai chiesto nulla e in realtà non è che non ci serve nulla, però tenga conto che noi vendiamo dei sogni, delle emozioni, noi, quindi è ovvio, loro non ce lo possono dare, dobbiamo metterlo soltanto noi sul campo questa cosa qui. E in realtà ce l'abbiamo fatta nella speranza che naturalmente, come qualche giorno o ieri stesso il governatore diceva, che la sua paura è quello che, dell'aumento di nuovi contagi. Ecco, questa è una cosa che in realtà proprio ieri ci ha riuniti per discutere di questa cosa qui, avere una voce a questo tavolo tecnico, che naturalmente non serve a nessuno chiudere le strutture, dobbiamo soltanto salvaguardarci, e questo è quello che noi stiamo facendo. Molto bene. Di Roma, noi come italiani siamo abituati a pensare che, essendo veramente unico e bello il nostro paese da un punto di vista di coste, di attrattive, di mare, di arte, di cultura, di tradizioni, si possa vendere da solo. Lei non pensa che il Covid possa rappresentare un momento di svolta epocale del turismo e allo stesso tempo rappresentare un'importante opportunità che potrebbe portarci la tanto agognata competitività turistica? Ma soprattutto, saremo in condizione di poter cogliere l'opportunità che ci viene data oggi? Sì, secondo me sì, e non soltanto alla nostra latitudine. Logico, io parlo per la mia di latitudine, però conosco quelle che sono le realtà, perché avendo comunque in Federalberghi una posizione come consorzio, è logico che noi in questo momento dobbiamo trarre vantaggio da questa cosa, che poi in realtà vedere il bicchiere mezzo pieno, per poter in questo momento far vedere che comunque non siamo soltanto il mare, il sole, tutto il resto, ma c'è anche la cultura, c'è ben altro dietro il sole e il mare, c'è ben altro. E quindi questo è un'azione promozionale, sia sul territorio intendo territorio nazionale, sia all'estero, ci possa mettere nelle condizioni di dire: oltre al Covid c'è comunque la sicurezza per il Covid e noi siamo pronti per tutto questo. Quindi diciamo che abbiamo una strada in più da percorrere da questo punto di vista. Ecco, il 27 aprile scorso l'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ha pubblicato dei dati secondo i quali l'Italia riuscirà a tornare ai livelli del 2019 soltanto nel 2023. Quali ricette si possono mettere in campo, secondo lei, per far sì che si possano accorciare questi tempi? Perché ovviamente se si dovesse attendere il 2023 sarebbe veramente un grave danno per la nostra economia. Le chiedo, si potrebbe ripartire proprio dall'iniziare a valorizzare e capitalizzare ciò che abbiamo, i nostri innumerevoli attrattori, che ricordiamo non sono soltanto le grandi città d'arte, ma sono anche i borghi, i parchi, il cibo, le tradizioni e anche la nostra cultura? Sa quale può essere un ingrediente di questa ricetta? Perché quello che lei ha citato e l'elenco che ha fatto ci sono e ci saranno sempre, no? Un elemento in più possono essere, sa cosa può essere? La formazione. Noi dobbiamo avere uomini formati in tutto il territorio nazionale, parlo soltanto della Puglia o del Sud Italia, no?
Dobbiamo avere degli uomini formati, dobbiamo formare questi uomini ad accogliere, no? L'accoglienza è la cosa più importante, no? Se un ospite si sente accolto, se un ospite comunque si sente a casa, è ovvio che torna. E naturalmente lei sa benissimo che naturalmente un cliente soddisfatto naturalmente è un buon veicolo, anzi è l'unico veicolo, indipendentemente da quello che può essere, possono essere i trip e qualcos'altro, no? Quindi la mia grande volontà è quella di formare gli uomini, perché è questo che dobbiamo fare. Formando gli uomini noi possiamo dare servizi, no? Perché anche il Covid stesso, se noi non facciamo formazione, se noi non riusciamo a dire ai nostri ragazzi, evitate di fare assemblamenti o comunque negli assemblamenti portate le mascherine e tutto quanto, non andremo mai da nessuna parte. Quindi cominciamo da lì a formare, a creare uomini che creano servizi. Questo giustissimo, quando lei parla di formazione mi viene da pensare al bisogno di affiancare una formazione specialistica, appunto dove si insegna il mestiere dell'accoglienza, quindi le singole specificità relative ovviamente al comparto, serve anche insegnare proprio la cultura dell'ospitalità. Perché anche, ecco, pensiamo in un ristorante piuttosto che in un albergo, ecco, la prima persona, il cameriere o comunque la persona alla reception, è il biglietto da visita, colui che per primo deve poter, mi lasci passare questo tempo, coccolare il cliente in modo che possa rimanere fidelizzato e crescere insieme in un percorso che possa essere duraturo. Perché se no rischiamo ovviamente che la presenza turistica sia una presenza mordi e fuggi senza invece tornare. Laddove invece l'ospite nelle strutture ricettive dovesse trovarsi bene e sentisse anche la presenza e la vicinanza, faccio una banalità, anche la comunicazione da parte del direttore dell'albergo che fa gli auguri di compleanno a un cliente che è stato presente l'anno precedente, bene, fa sentire a casa. Oggi il turista vuole sentirsi a casa, vuole sentirsi in un ambiente protetto, perché il momento della vacanza è un momento sacro per tutti. E Presidente di Roma, quanto abbiamo vissuto per la pandemia Covid-19, ma soprattutto la paura che ancora oggi c'è per una nuova ondata di contagio, abbiamo sentito anche il governatore Emiliano preoccupato per il rischio di una crescita dei contagi in Regione Puglia, porta tanti a convivere con una paura che potrebbe indurre a modificare anche le proprie abitudini di vacanza. Le chiedo, come sarà secondo lei il turismo dopo la crisi Covid-19? Ma guardi, i dati Enit sono sicuramente i dati molto più precisi, sono precisi e comunque da tenere in considerazione, no? Il 2023 è comunque la deadline al ritorno alla normalità, quello che è stato il davvero il 2019, anno importante per il turismo italiano e soprattutto per il sud Italia. Come sarà? Sarà un turista sicuramente più attento, un turista che naturalmente non sceglierà più le proprie vacanze secondo quelli che sono gli schemi fino ad oggi proposti dai grandi tour operator e dai grandi viaggiatori, no? Però è anche vero che tornando alla normalità, a volte è vero che nel retaggio ci rimane il fatto che comunque c'è stato il Covid e può succedere un'altra volta, può succedere qualcos'altro di simile. Però è anche vero che l'uomo tende, o il turista tende a dimenticare, perché naturalmente la vacanza è un momento di relax, è un momento di davvero di voler lasciare fuori quelli che sono i problemi di un anno intero, no? Cosa in realtà cercherà? Cercherà soprattutto la sicurezza. Io purtroppo batto ancora il discorso sicurezza, e naturalmente deve trovare gli uomini che gliela mettono a disposizione, perché è ovvio, noi siamo aziende di servizio e quindi nel servizio dobbiamo dare il nostro meglio. Giustissimo. Ecco, di Roma, il decreto rilancio, come lei ben sa, ha previsto un ventaglio di misure e bonus a sostegno del turismo italiano. Sono stati stanziati circa 4 miliardi di euro per il sostegno del comparto turistico.
tra questi bonus vacanza 2020, l'istituzione del Fondo Turismo e anche del Fondo per la promozione del turismo in Italia. Questi sono alcuni dei principali pilastri contenuti appunto nel decreto rilancio per il turismo. Lei ritiene che queste misure siano valide e concrete per risollevare un comparto così importante per la nostra economia nazionale o bisognerebbe fare ancora qualcos'altro? Guardi, le dico, io devo complimentarmi con chi ha capito che il bonus vacanza poteva essere la svolta. Se ci fa caso, senza soldi, senza quella parte economica, ha messo insieme due parti, no? Quindi non è che hanno messo in campo una parte economica, quindi ci hanno dato dei soldi. Non hanno fatto altro che trasformare quei soldi in quelle che possono essere l'eventuale pagamento delle tasse, no? Quindi senza nulla, loro che cosa hanno fatto? Hanno fatto così. Io sono stato uno dei primi ad accettare questa cosa qui. Io nelle mie strutture lo prendo volentieri. Tutte le agenzie di viaggio, perché noi abbiamo 1300 camere a disposizione, quindi tutti i nostri tour operator, agenti di viaggio, prendiamo anche il bonus vacanze con voucher. Quindi che significa? È logico, di quel bonus vacanze noi perdiamo il 20%, perché naturalmente lo dobbiamo commissionare, no? Però ci siamo resi conto che naturalmente siamo riusciti in questo momento a riempire le strutture, no? Perché quello fa leva, in questo momento storico fa leva. E quindi ci siamo resi conto che va bene, va benissimo. Poi adesso genio non è da chiamare, però comunque è una persona che ha capito questa messa insieme. È logico che naturalmente si accetta il bonus vacanze se paghi le tasse, no? Quindi il motivo sta tutto lì, no? Quindi si accetta a ben volentieri, tanto alla fin fine noi la contribuzione per i nostri dipendenti la dobbiamo pagare. No, quindi è ovvio che la trasformiamo e noi l'abbiamo trasformata già dal giugno 2020, quindi non abbiamo perso nulla. E questo per quanto riguarda il bonus. Per quanto riguarda tutte le altre azioni, guardi, i 4 miliardi sono sicuramente possono servire, ma in realtà non dovrebbero servire come modello assistenzialistico, no? È logico, ci sono delle aziende che in questo momento, soltanto in Puglia, ci sono 4.000 aziende turistiche che non hanno. No? Quindi questo è una cosa da tenere comunque conto. Questi 4 miliardi devono servire per mettere insieme delle infrastrutture e dei collegamenti che non ci sono, per rendere ancora più fruibile, no, lo spostamento interno ed esterno dei turisti. Perché i 4 miliardi possono essere fini a se stesse oppure possono servire al furbetto di turno per poter fare qualcosa. Invece i 4 miliardi devono servire naturalmente a una promozione vera, no? Legata naturalmente, mi passi ancora il termine, alla sicurezza che il nostro paese può dare, tenendo conto che è stato il secondo paese che è stato colpito dal Covid. Quindi è ovvio che noi più di altri dobbiamo dimostrare. O forse più di altri abbiamo messo a terra i nostri numeri subito, quello che non ha fatto il centro Europa, no? La Germania, la Francia, i loro dati non sono quei dati certi che naturalmente come sono i nostri. Quindi è quello che dobbiamo smontare. Questi 4 miliardi devono servire a far capire che in realtà abbiamo bisogno in questo momento di rinascere perché qualcuno ci ha offuscati. Questo è vero, anche però se anche qui dall'Enit mi hanno trasmesso dei dati che portano in evidenza come la percezione dell'Italia da parte dei turisti stranieri sia come uno dei luoghi più sicuri per andare in vacanza. Quindi si è seguita con attenzione, quello che le dicevo è verissimo, il primo momento forse una comunicazione eccessivamente chiara e trasparente, cosa che nella maggior parte degli altri paesi non c'è stata, ha fatto reputare il nostro paese e tutti gli italiani come degli untori, infatti si era guardati a vista anche quando si andava fuori. Poi i risultati invece alla fine rispetto allo scoppio della pandemia in tutti gli altri paesi hanno dimostrato come comunque il nostro paese sia stato in condizione di contenere e anche in questa fase nuova di
ritorno dell'epidemia in tanti altri paesi, si stia riuscendo a tenere il tutto molto, molto calmierato e quindi nella percezione comune all'estero l'Italia è uno dei paesi ancora dove la gente vuole venire in vacanza. E speriamo che questo verrà fatto. Presidente Carovigno, noi seguiremo con... Presidente Carovigno, ecco, chiedo scusa, il Presidente di Roma, del Consorzio Carovigno, seguiremo con attenzione lo sviluppo di quello che voi state realizzando, perché io penso che dalla vostra iniziativa possa nascere addirittura anche forse un distretto proprio per quanto riguarda il turismo nel territorio, perché riuscire a mettere insieme in maniera spontanea... Voi quando vi siete costituiti nel marzo del 2019 eravate 22 imprenditori che hanno deciso di condividere una linea di pensiero e una visione di futuro e di sviluppo per l'economia del territorio. Bene, sicuramente sono certo che in tanti seguiranno questa... Mi permetto, oggi siamo 30 su 34. Beh, quindi voglio dire, come si vede, in meno di un anno, nonostante il momento di difficoltà, state continuando a crescere. Certo. Sicuramente il modello che portate avanti è un modello vincente. So che state seguendo con attenzione anche quanto realizzato in altre parti d'Italia. Ho visto che state seguendo con interesse anche un modello Rimini per quanto riguarda delle attività che sono state fatte. Speriamo di avere sempre delle buone notizie, perché iniziative lodevoli come le vostre sul territorio possono fare del bene al paese. Grazie Presidente. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo confronto.